discussione perché sulla traversa a portiere battuto, che la palla è schiacciata a terra, eravamo 1-0. Avevamo avuto anche due occasioni con Tremolata, abbiamo costruito due belle azioni, un tiro al limite poteva avere un pochetto più poteva essere un pochettino più preciso. Poi 1-2 su due nostri regali, su due errori madornali del nostro forse giocatore, no, leviamo il forse il nostro giocatore più bravo in assoluto, che è Valiant, però nel calcio capita, oggi è una giornata storta per lui, devo essere bravo io a cercare di trovare dei giusti meccanismi, perché non è più un fatto di episodi, la terza sconfitta che noi, è la terza partita che noi andiamo in trasferta e subiamo 3 gol. 3 gol a Salerno, 3 gol a Intella, 3 gol oggi. Forse oggi non mi è piaciuta neanche la prestazione, quindi oggi oltre che sconfitti siamo stati anche battuti sotto aspetto del gioco, perché la Ternana ha giocato il primo quarto d'ora e poi non c'è stata più, sì, l'episodio. Ma io non guardo gli episodi, perché io guardo la prestazione in 90 minuti e questa è la peggior prestazione che ha fatto la mia squadra e dobbiamo lavorare meglio, e anche se è vero che il Bari penso sarà una delle squadre che si giocherà il campionato insieme a Frosinone e Palermo. Questa è una sostituzione di Pinotto con Pavaldi. È stata una correzione nella formazione iniziale, perché insomma, quella fascia. No, noi avevo preparato bene con Improta, dovevo scalare bene Valiant, io volevo superiorità numerica in attacco mio con trequartista e 3 punte per andare ad attaccare i vostri 3 difensori. Sapevamo su Improta, io ho lavorato tutta la settimana con Valiant che doveva essere bravo, e uno dei miei centrali di centrocampo si abbassava e ricomponeva la linea 4. Questa era la partita. Poi ti accorgi tante cose nel calcio, ma queste sono cose che devo lavorarci io, perché bisogna capire anche a volte che le certezze dell'allenatore a volte non sono magari corrisposte con le convinzioni dei calciatori, quindi è un modulo molto spregiudicato. Poi venendo a Bari, tante squadre io penso verranno a Bari a giocare con 5 difensori, io sono partito e gli ho detto loro giocano 2 punte. Oggi erano 2 punte veloci, l'altra volta più di manovra, hanno giocato con questi 2 attaccanti rapidi, però non gli abbiamo mai dato la profondità. Se andate a vedere i gol che ha fatto il Bari, ha fatto un gol con difesa schierata, un altro con una palla che sta andando sul fondo rimessa dentro, e l'altra azione anche del principale. Quindi per me la partita l'avevamo studiata bene. Poi se te fai l'uno contro uno e non vinci mai un uno contro uno, qualche giocatore che viene a Bari e pensa di fare tac e punta, e allora lì ci vuole un po' più di determinazione, ci vuole un po' più di cattiveria. Io sono il primo a correggere con il lavoro, perché solo con il lavoro posso migliorare questa squadra, però oggi sono amareggiato non del risultato, ma molto dell'atteggiamento e della prestazione, perché il risultato per me conta poco, perché o perdi 1-0 o perdi 5-0 non cambia niente, anzi preferisco perdere una partita 3-0 che 3 partite 1-0, quindi questa è la mia situazione. Senta, ho sorpreso anche lei dallo schieramento di Sissé e di Iocolano. Ma che cosa cambia? La qualità che ha il Bari, ha fatto una partita martedì, se io pure e cambio spesso, l'allenatore conosce bene i suoi calciatori, io non credo che Sissé sia una riserva in Serie B, non credo che Flores se sia una riserva in Serie B. No, per i movimenti dei 2 giocatori, non perché siano, diciamo, inferiori agli altri. No, voi magari vi aspettavate, mi hai detto se sono stato sorpreso da questo cambio di questi 2 giocatori. No, perché la mia difesa è una difesa particolare, l'allenatore studia come studio io e ha voluto più 2 giocatori di movimento. Io infatti mi sono messo a 3, staccando molto Favaretto per non dare la profondità a Sissé. E questa è la partita, ma noi non siamo, se voi leggete la partita nei primi 12-13 minuti, dopo la traversa che abbiamo preso, la squadra era in campo e giocavamo con 3-3-1-3 noi, non c'era, vi lasciavamo quel giusto gioco sulle fasce, ma a me non mi interessava, perché poi doveva scalare Valiant e si ricomponeva la linea dei 4, però abbiamo preso dei gol imbarazzanti. Imbarazzanti, perché una palla che va fuori non si rimette mai col sinistro dentro l'area, però peccato, dai, siamo giovani, cresceremo, impareremo.
io anche devo capire che sono io che devo andare incontro alla mia squadra, perché io magari ho delle idee e la mia squadra in questo momento ci crede perché fa quello che dico io e questo mi piace. L'ha fatto per 20 minuti, questo qui. Poi quando vai sotto 2-0 in uno stadio importante, dove sono la maggior parte dei ragazzi debuttanti in questo campionato, ragazzi che vengono dalla Lega Pro e che si stanno comportando fino ad ora, si erano comportati benissimo, adesso cambieremo qualcosa, capiremo che ci sono delle partite, ci sono degli stati, ci sono delle situazioni dove io devo mettere più tranquillità, perché l'errore di Valiant non è un errore di un giocatore, è un giocatore preso dal Chievo, quindi un giocatore del 95, è un errore forse perché magari questo uno contro uno nel calcio italiano ancora non siamo pronti. Nel calcio italiano per marcare una punta dobbiamo avere due centrali, per marcare due punte dobbiamo avere quattro difensori e questo è il limite del nostro calcio. E finché non facciamo come si fa all'estero, come fa qualche allenatore importante in Italia, che il difensore deve imparare a fare l'uno contro uno, perché con una palla che viene lunga il difensore per me è avvantaggiato, diventa svantaggiato quando prende la palla l'attaccante, quindi lo devi marcare a due metri. Ecco, questo sono dei concetti, ma è colpa mia se ci sono degli errori così, perché evidentemente devo lavorare sulla tranquillità dei giocatori, quella che gli ho sempre cercato di dare e le mie convinzioni. Devo capire che io non posso andare a 100 all'ora e la squadra mi segue a 80 all'ora, ma no perché non mi vuole seguire, perché magari c'è un percorso di crescita e in questo momento sono io che devo andare incontro a loro. Mi sembra comunque c'è la sensazione che comunque fino al rigore di Albadoro la squadra fosse in partita. È stata una sorta di mazzata psicologica questo episodio, perché sarebbe potuto cambiare tutto. I sei man al calcio non contano, mi hanno insegnato questo. Poi abbiamo visto il Bari fare quello che si fa durante la settimana con scioltezza, però prima non l'ha fatto quando c'era la partita in tiro, l'ha fatto dopo, perché la psicologia nel calcio è fondamentale. E il nostro calcio, sbaglio un calcio di rigori dopo 3 minuti del secondo tempo, io una partita così l'ho fatta a Foggia l'altro anno, perdevo 2-0, anzi il Foggia quell'anno, l'altro anno ci sbagliò 4-5 gol, noi facemmo 2-1 e poi loro andarono in paura, noi ci abbiamo creduto e abbiamo vinto, ma il Foggia era la squadra più forte del campionato, infatti vinse il campionato. Non vorrei che magari vi porta male a voi che avete vinto e non vince. Piuttosto c'è un altro episodio che forse ha inciso ancora più del rigore sbagliato, perché lì sì Albadoro poteva riaprire la partita. È la traversa. La traversa di Defendi sull'1-0 senza dubbio. Senza dubbio. Allora, se io mi devo attaccare un episodio è quello l'episodio. Perché noi erano 13 minuti che la squadra stava giocando molto bene. Eravamo già usciti 2-3 volte. Voi con il vostro pressing, che palla avanti, palla dietro, il tremolata 2 volte è andato al tiro. E abbiamo fatto l'azione bella di aggiramento col cross dal fondo e Defendisi, quella palla è un millimetro, manco un centimetro, un millimetro. Una cosa non vorrei che mi spiegasse, perché ci sono stati i primi 25 minuti, fino a quando non ha fatto il cambio, ma forse lei l'aveva previsto in qualche modo, in cui Fiamozzi ha avuto una libertà incredibile sulla fascia destra. Cioè proprio non c'era nessuno su sì. lui. L'aveva previsto sì. quel tipo di discorso, minore. Su quella fascia doveva darci una mano Garretta, ma io ero più preoccupato di Improda, che se io devo andare una marcatura, ma io signorini ho detto più signor, dammi un raddoppio centralmente, perché le caratteristiche dei nostri difensori sei più veloce, quindi facciamoli giocare. Io gioco forte dove la palla, lasciamo l'ultimo giocatore, tanto se andiamo a vedere, sì, ha avuto libertà. Ma la grande paura nostra, la grande attenzione doveva essere fatta su Improda, che in effetti è il terzo attaccante, non possiamo parlare di un quinto, l'altro è un quinto, sì. Ma Improda non è più... Diciamo che era più preoccupato dall'altra parte. Io infatti ho fatto la partita su questa situazione, perché diciamo che non è un 4-3-3 un po' storto che fa il 3-3. Io ho fatto un 3-3-1-3 proprio per andare a fare parità numerica in difesa, sperando, perché a me piace fare gol. E oggi ecco un'altra cosa che mi arrabbio molto, è che quando la mia squadra non segna, già sono arrabbiato che subisco troppi gol, però almeno il gol lo devono fare. Perché... Bisognerebbe cambiare magari la tendenza fuori casa, però, perché sicuramente, però io vi ripeto, questi atteggiamenti alla fine fanno crescere la squadra. Io non devo fare punti a Bari, ma io a Bari devo fare bella figura, e quando si fanno a volte belle figure si azzecca la prestazione su questi campi, e la squadra favorita che va in difficoltà, nella mia carriera è stato sempre così,
io me la devo giocare a viso aperto più con le squadre che tanto mi vengo a fare le barricate a Bari, prendo gol al 90esimo o prendo gol sul rigore. Io le partite concentrate le devo fare con le squadre del mio livello e il Bari sicuramente non è del mio livello. Grazie.